2 di novembre del 1827, per la prima volta si corse, che rappresenta il primo evento sportivo di età moderna. A Pisa l'ippodromo diventa un elemento fondamentale nella qualificazione del parco che rappresenta la dimensione internazionale di Pisa, il parco di San Rossore, tenuta del Presidente della Repubblica e prima di lui naturalmente del Re. A Livorno lo storico Caprilli rappresenta quello che vediamo, un elemento di integrazione fra il lungomare e la città, con una caratteristica che la sua donazione fu proprio vincolata all'attività ippica che si potesse tenere. E quindi è un fatto molto importante, perché poi non solo le grandi città, ma pensate a medie città ma di grande prospettiva turistica come Follonica, come Montecatini, hanno sempre offerto degli ippodromi che hanno un senso nella storia della Toscana. Quindi il fatto che il Caprilli, per il ruolo che rappresenta fra i maggiori ippodromi a livello nazionale e sicuramente uno dei qualificanti in Toscana, possa riaprire dopo qualche anno di chiusura attraverso lo svolgimento delle corse, è importantissimo. Certo, accanto a questo, che è segno di ripresa e di sviluppo, ecco che lo sport si propone in una necessità particolare di sostegno da parte dello Stato. Una volta era l'Unire, poi si è un po' trasformato quello che sono diciamo le forme di sostegno agli allevatori e conseguentemente alle corse, soprattutto al galoppo, che è quella che mantiene più in alto la tradizione italiana. E, però questo è un segnale forte, quindi complimenti a Luca Salvetti e alla città di Livorno, complimenti a coloro che ci hanno investito perché questo avvenisse, e davvero grazie per questa opportunità che onora tutta la Toscana.